Partiamo dall'esperienza di Fourier. Vabbè, Fourier che cosa ha fatto? Ha preso una lastra finita, una superficie finita abbastanza larga, più larga di, diciamo, che spessa, e ha fatto, diciamo, questa, diciamo, ha ricavato questa relazione in modo finito. Ma noi potremmo ancora scrivere la relazione di Fourier, abbiamo detto, come Q punto piccolo, quindi come Q punto su A, uguale a, ovviamente, a lambda per delta T. Attenzione, perché quando scriviamo lambda delta T, attenzione ai simboli, delta per noi, diciamo, abbiamo sempre utilizzato come differenza di temperatura, differenza di entalpia, vi ricordate? Quindi abbiamo messo delta così, non faremo più delle volte, no? Tutto al contrario, adesso c'è un momento, diciamo, che vi andiamo sui simboli, perché i simboli, diciamo, dal punto di vista matematico hanno un loro significato. Attenzione, perché quando io metto lambda delta t, intendo il delta t finito, non infinitesimo. Ma invece di farlo in modo così, diciamo, in modo così grossolano, potrei, perché io ho detto che il lambda è esso stesso una funzione di delta t, dovrei dire, attenzione, io voglio la Q punto, la voglio innanzitutto identificare come un flusso, quindi normalmente il flusso ha una direzione, giusto? Mentre lì stavo sulla direzione del fenomeno, no? Poi io dicevo, signore, è trasversale alla lastra piana, e non dicevo nient'altro, cioè ho detto che questa è la direzione del flusso, se è trasversale, giusto? Attenzione, perché se io non ho una lastra piana ed ho una situazione di questo tipo, cioè se ho una patata bollente, va bene? Bollente, che metto, questa è la mia patata, metto in acqua e l'acqua vicino alla patata si riscalderà, giusto? Supponiamo che in prima battuta non si muove, anzi invece dell'acqua mettiamo nella sabbia, così non si muove, perché sennò dite, vabbè, l'acqua bolle, prende, bolle l'acqua, allora, diciamo, un materiale che sta fermo. Allora, se io metto questa patata, la metto dentro a un recipiente in cui ci sta ovviamente del fluido, diciamo, della materia che non si muove, ovviamente dopo un certo periodo di tempo io che cosa guarderò? Guarderò che qua, supponiamo la patata sta a 150 gradi, va bene? Mi potrei questionare. E dopodiché, diciamo, questa patata, diciamo, che sta a temperatura elevatissima, diciamo, ovviamente andrà a riscaldare, questo qua si troverà a 140, qua sarà a 130, qua sarà a 120 e così via, giusto? Ci saranno delle linee che posso, le ho già chiamate in qualche modo, vi ricordate? Quando io abbiamo parlato del, diciamo, non più della termodinamica degli equilibri, quando abbiamo parlato della termodinamica, diciamo, dell'equilibrio locale, del continuo, abbiamo detto che la temperatura T era una funzione dello spazio, vi ricordate? E del tempo in generale. Quindi c'avevo una dipendenza T di x, y, z, teta. E così, ovviamente, potrò avere delle linee che chiamo isoterme, in realtà non sono neanche delle linee, sono linee perché ho tagliato questa patata così, ma in realtà sono delle superfici, giusto? Io le ho tagliate perché c'ho un piano, c'è il piano della lavagna, e quindi vi ho detto adesso sono queste superfici isoterme. Quindi sto riconducendo un problema in questo caso come se fosse bidimensionale, cioè solo sul piano della lavagna, ma in realtà il problema in generale è un problema tridimensionale. Quindi capite che anche il problema della conduzione, che è un problema, dice, vabbè, quello è semplicissimo, è un momento, ma perché è così semplice? Fourier, la legge di Fourier. Quali sono le ipotesi in cui voi avete fatto tutti quanti così con la testa, ma nessuno di voi ha detto questo è un momento, non è vero sempre questa cosa, è vero soltanto in determinate condizioni. Vogliamo vedere quali sono le ipotesi che stanno alla base di questa legge, che è la legge di Fourier? Io, per semplificare, mi ho buttato delle relazioni, ho fatto la lastra piana e non ho detto nulla, giusto? Ma adesso, diciamo, perché sappiamo che i fenomeni sono complessi, sono di questo tipo, quali sono le condizioni per cui vale quella legge? Allora, innanzitutto, il flusso è ortogonale a questa superficie, giusto? E nella realtà io sto considerando che le isoterme, come se le isoterme fossero tutte quante così, giusto? Cioè, questa è la temperatura T con 100 gradi, 90, 80, 70, 60, 50, tutti quanti uno dietro l'altro, giusto?
quindi è il flusso che è ortogonale a questa superficie, giusto? Quindi stiamo parlando, questa è la prima cosa, quindi stiamo parlando di flusso mono, di campo mono, il flusso è campo mono dimensionale. Quindi siamo nella, diciamo, prima grossa ipotesi per cui vale la relazione. Se già è bidimensionale non vale più, giusto? Quindi se vado in un angolo, io quella relazione non la posso più utilizzare. Cioè, se qua, dico, vabbè, ma è qua, diciamo, il muro fa così, e prendo questo spessore qua, no, non va più. Perché qua c'è una deformazione del flusso, giusto? E il flusso comincia a curvarsi. E il flusso come va, ragazzi? E questo lo dobbiamo vedere. La prima cosa che dobbiamo capire è come, diciamo, quando non ho la monodimensionalità, cosa accade alle linee di flusso, quindi sia alle superfici terrene, sia al flusso. Va bene? E poi c'è un altro aspetto importante. Io ho detto, questo si trova a temperatura 100 gradi, quello si trova a 50 gradi. Ma se io qua non ho qua una bella caldaia che lascia sempre quella piastra a 100 gradi da un lato e sempre dall'altro lato resta sempre la stessa temperatura, questa temperatura un po' di tempo scende, giusto? Quindi che cosa stiamo considerando? Che le temperature non cambino nel tempo. Quindi qual è la seconda ipotesi che sto considerando? Manca un'ipotesi che sto considerando, ragazzi. Oltre a esserci la monodimensionalità, che cosa sto dicendo? La stazionarietà. Allora, queste due ipotesi, diciamo, per fortuna, diciamo, in molti casi sono delle ipotesi che io riesco a utilizzare. Guardate che quasi sempre io vi darò dei problemi che sono monodimensionali e stazionari. Quasi sempre, qualche volta vi leverò la stazionarietà, soprattutto nella conduzione, okay? Solo per i meccanici di riposamento. Peccato, stavo dicendo di adesso, volevamo sapere anche noi come andavano le cose. E sono guai, eh? Allora, invece tutti quanti dovete vedere che cosa succede quando ovviamente posso, diciamo, le cose cominciano a cambiare in termini di, almeno di, diciamo, non di geometria piana, vediamo un po'. Cioè noi studieremo sempre fenomeni monodimensionali, ma in geometrie diverse, geometria piana o geometria cilindrica. Potremmo fare anche la sferica, ma perché sono buono quest'anno non ve la faccio fare. Detto questo, andiamo a vedere che cosa posso fare per studiarmi bene il fenomeno qualunque esso sia. Quali sono le equazioni generali che dovrei scrivere? Come varia ovviamente il flusso? Allora, innanzitutto, diciamo, iniziamo a guardarlo non nella monodimensionalità, nella bidimensionalità. Poi, ovviamente, se lo capite bidimensionalmente, lo capite anche tridimensionalmente. Così. Allora, è chiaro che quando io ho queste isoterme, io vi ho detto attenzione perché il flusso è ortogonale alle isoterme. E così come era ortogonale alle isoterme qua, è anche ortogonale alle isoterme qua. Quindi posso immaginare che il flusso vada così qua, e qui ovviamente segua sempre, diciamo, l'ortogonale rispetto ovviamente alla tangente, giusto? Quindi se io ho questa superficie, questa è la tangente, è chiaro che il flusso va in direzione ortogonale alla tangente, va bene? Quindi attenzione, ricordatevi che il flusso lo troverete rispetto alle isoterme sempre ortogonale. Quindi se io ho una cupoletta fatta così, prendete il piano tangente e ovviamente il flusso va esattamente nella direzione della tangente a quella superficie. Quindi da questo punto di vista potremmo costruire delle linee di flusso, giusto? Quindi potrei fare un reticolo in cui man mano capisco che queste sono le isoterme e così se ne va il flusso. In ogni punto, così come in ogni punto esiste la temperatura, a questo punto ho in ogni punto un vettore flusso, perché come vedete il flusso cambia sia in intensità ma anche in direzione verso. Quindi la mia Q punto non è più uno scalare, ragazzi, attenzione, ma è un vettore. Come faccio a vedere questo vettore? Molto semplice. Posso scomporre le diverse componenti di questo vettore nelle diverse direzioni dei tre assi cartesiani, x, y e z. Posso dire che qual è il flusso nella direzione Q con x, ragazzi? Ma molto semplice. È uguale a meno lambda dt rispetto a dx, cioè come varia il gradiente né in questa direzione x.
Quindi posso vedere come varia rispetto a x in questa direzione, come varia rispetto a y, e ovviamente poi avere il vettore come componente, giusto? Quindi, però, perché? Allora, innanzitutto questa batte con quella, prima ti scioglierei tutto, perché batte con quella, e ovviamente perché ho messo il vettore, diciamo, il segno meno. Ovviamente qui ho bisogno di attenzione perché bisogna capire un po' meglio alcune cose. Allora, è chiaro il delta t su dx è molto facile, perché io avevo delta t su delta L, e quindi facendo il limite delta t che tendeva a tendere si chiama delta L, il limite del cubunto che tende per delta L che tende a 0, ovviamente ho il dt su d in quella direzione de n, giusto? Nella generica direzione n, quindi in questo caso la direzione delta x. Vi trovate? Questa è quella relazione là che ho scritto là, guardate ragazzi, delta t, delta t, delta L, io adesso mi metto delta per farvi capire che ovviamente se sto in una in coordinate cartesiane, qua ci ho messo x e quindi ho x con 2 meno x con 1, quindi un delta x, quasi. Quindi in realtà l'abbiamo chiamato L, anzi facciamo delta x ancora meglio, e così diciamo, evitiamo di scrivere una cosa con lo stesso simbolo due volte. Anzi, pardon, con simboli diversi, nella stessa situazione, al contrario. Quindi è chiaro che se io ho, in questo caso avevo q con x, avrei potuto scrivere questo. Perché ci ho messo un meno? Vedete, questo e questo già cominciano a somigliarsi di più, giusto? Perché ci ho messo un meno davanti, secondo voi? Perché qui io facevo temperatura più grande qua, temperatura più piccola qua, faccio t con 1 meno t con 2. Quando metto questo simbolo qua, ragazzi, dt, come fa? Diciamo, che cosa faccio? Quello che sta più avanti meno quello che sta più indietro, giusto? E quindi ovviamente capite bene che dovete invertire il segno, perché se voi avete t con 2 meno t con 1 avete esattamente il segno contrario, giusto? E quindi c'è il meno che è comparso davanti, è funzione di questo simbolo delta che stiamo utilizzando. Bene, ovviamente il dt su delta x è derivante dal fatto che io sto facendo tendere delta x che tende a 0, e quindi posso scrivere in questa formulazione qua la mia formula, il mio plus. Avrei potuto fare, diciamo, ovviamente questo l'ho fatto in un'unica direzione, in quella direzione là, ma questo lo posso fare nella misura in cui ho un q con x, ho uno scalare come in questo caso, cioè ho un'unica direzione del moto, per cui o lo metto così o lo metto come vettore e ci moltiplico il vettore i, è la stessa cosa, vi trovate? Tanto io già lo so che questa è la direzione, quindi prendo il vettore in questo senso, diciamo i, so che il flusso va in questa direzione e scrivo che questa q con x è uguale a questa. Ma nel caso, vi è chiaro questo? Cioè, sapete che cos'è un vettore innanzitutto? Okay. Allora, se io moltiplico, ovviamente è chiaro che questa è la intensità del flusso in questa direzione? O lo vedo come delta t finito, oppure lo vedo in, cioè, infinitesimo, questo delta t, quindi lo faccio per un dx infinitesimo. Il flusso resta lo stesso, ragazzi? Qui. E certo che resta lo stesso. Ho ridotto il delta t e ho ridotto il delta x. Quindi resta lo stesso. Quello che entra da qua, se non ho cose strane, è uguale a quello che esce da là. Quindi i flussi, in questo caso, stiamo parlando di un campo in cui non c'è niente che, non c'è il cappello al cilindro, qualcuno che esce e che genera energia. Attenzione, perché questo non è che è sempre vero. Stiamo parlando di stazionarità, non c'è generazione di energia da nessuna parte, quindi effettivamente il delta t in ogni punto è lo stesso. E quindi abbiamo una relazione di questo tipo. Attenzione, il fatto di aver messo un vettore qua e il vettore qua significa semplicemente dire: guardate, non ce lo ricordiamo a memoria qual è la direzione del flusso, mettiamocela proprio. A questo punto so che questa asse x la posso vedere come, diciamo, come vettore i in questa direzione, e quindi la q punto con x, il vettore q con x ha come, diciamo, come intensità meno lambda del t su dx, e come verso ovviamente la direzione diciamo dell'asse x, giusto? E quindi posso scrivere questo. Ci siete? Vabbè. Adesso qual è l'altro passo che abbiamo fatto qui? Attenzione, l'altro passo è dire: ma se il flusso non ha la direzione x, ha una versione generale come questa, il punto qua ha una versione, diciamo, ha un verso n,
con n, allora il verso q con n, diciamo, cosa posso scrivere qua? Questo sarà uguale a meno, e ovviamente qua ci sarà un dt rispetto a dn per lambda, ovviamente, rispetto ovviamente al vettore n. Oppure che cosa posso fare? Posso scomporre, come volevamo fare prima noi, questo nelle tre direzioni dello spazio. Cioè, questa è l'asse x, questa è l'asse y, poi c'è l'asse z che va in un altro senso, e quindi posso scomporre questo vettore in tre vettori. Quindi il primo che hanno ovviamente il primo a meno lambda dt, anzi scriviamo q con x, q punto x uguale a meno lambda dt su dx, ovviamente questo c'ha il verso di q punto con x, poi c'ho qy che è uguale a meno lambda dt su dy, ovviamente c'è il verso di j, e qz, anche questo un vettore, meno lambda dt su dz e il verso il versore k, giusto? Allora, a questo punto voi potete, diciamo, questa cosa qua già l'avete trovata in qualche, insomma, qualche altra situazione, la ricordate? Cioè voi, questa, diciamo, un vettore che, diciamo, ha queste tre componenti, cioè ha la derivata di t rispetto a x per il vettore y, derivata di t rispetto a y per il vettore, diciamo, per il vettore j, derivata di t rispetto a z con vettore k, chi rappresenta, ve lo ricordate matematicamente? È il gradiente del campo. Quindi il gradiente del campo scalare t è esattamente quello che vi dà, diciamo, vi può far ricavare il flusso q. Quindi voi potete scrivere che q è uguale a meno lambda gradiente, attenzione ai simboli che ho detto prima, gradiente di t. Io qui ve l'avevo invertito, ve l'avevo messo in delta, attenzione perché vedete che partendo da qua a qua io potrei eliminare questo e capovolgere il gradiente. Giusto, come vedete, i simboli, attenzione a non fare il gioco delle tre carte, perché hanno significati diversi in funzione di quello che voi ci mettete. Quindi attenzione a non confondere questo delta che noi facciamo come differenza finita con il de differenziale, cioè la derivata parziale, al gradiente che è questo qui, che avete già incontrato in una ragazza. Noi stiamo facendo comunque una piccola forzatura dal punto di vista strettamente logico, ancora la stiamo facendo, forzatura, ipotesi di base. Qual è l'ipotesi secondo voi che io sto portando in questa cosa che è la più generale possibile? Perché ho detto, ma qua è il campo di temperatura con t che può cambiare in tutte le direzioni. Qual è la forzatura che ancora però ho fatto nello scrivere questa relazione? Un'altra ipotesi ce l'ho aggiunta, non ve l'ho fatta neanche, diciamo, non ve l'ho fatta neanche accorgere, ma l'ho messa dentro, semplicemente per semplificarvi prima la vita, e poi adesso ve la complico di nuovo. Qual è l'ipotesi in cui sto lavorando? Allora, io non sto entrando, signori, dentro la patata, sto guardando solo la sabbia, giusto? Primo, quindi sto guardando, se io voglio utilizzare questa lambda che è costante dappertutto, sto considerando un campo omogeneo, ma su questo voi dite, va bene, questa ha la lambda della sabbia quando io sto qua dentro e alla lambda della patata quando sto qua dentro, giusto? Quindi le due lambda, avrò due campi da dover studiare, due flussi da dover studiare, dove ovviamente qua scriverò lambda patata quando sarò qua dentro a studiare il flusso, quando sarò fuori metterò la lambda della sabbia, giusto? E questo ovviamente, quindi attenzione, quando la lambda è costante nel vostro dominio, parlate di lambda omogenea, quindi l'ipotesi è l'ipotesi di omogeneità. Ma io non l'ho introdotta l'ipotesi omogenea perché mi sono messo in un punto, e in un punto, ovviamente, in un punto avrò solo una lambda, voi dite, e quindi io l'ipotesi omogenea non l'ho ancora utilizzata, giusto? E invece state utilizzando un'altra ipotesi che nella maggioranza dei materiali possiamo ritenere valida, ma in alcuni materiali non vale. Allora, prendiamo per esempio il legno, un materiale che avete davanti ai vostri occhi. Allora, io mi metto in un punto del legno, qualunque punto, mi metto qua sulla superficie del legno. Attenzione ragazzi, perché questo purtroppo non ve lo ritroverete nei vostri esercizi, perché sono buono.
quindi io non vi darò mai un esercizio del legno. O se ve lo do, dico fate l'ipotesi di, si chiama isotropia, l'ipotesi che vi dirò diciamo, di utilizzare. Però nella realtà il legno è tutt'altro che isotropo. Che vuol dire che è tutt'altro che isotropo? Vuol dire che se mi metto in superficie, guardate, se vado, l'avete davanti, diciamo, il vostro legno, se vado in una direzione che è ortogonale alle linee, diciamo, del vostro legno, secondo voi la conducibilità è la stessa che nelle direzioni della fibra o in direzione trasversale? Non è la stessa, giusto? E quindi la lambda dovrei a rigore scrivere qua vicino lambda x, lambda y, lambda z. No, lambda n, lambda x, y, lambda z. Nella realtà non ce l'ho scritto e non ve lo faccio scrivere, però qua sotto dovete scrivere nell'ipotesi di isotropia del mezzo. Cioè io sto considerando la lambda uguale nelle tre direzioni, x, y e z. Va bene? Ci siete su questa ipotesi? Forza, che sennò avrei dovuto mettere lambda diverse nelle tre direzioni dello spazio. E invece sto considerando che il materiale è isotropo. Qualche volta avete a che fare con materiali anisotropi e quindi questa ipotesi la dovete, non può essere, cioè non la potete far cadere. Nel nostro corso elementare è chiaro che noi consideriamo assolutamente il, diciamo, il corpo isotropo e quindi considereremo questa relazione. Allora, a questo punto no, abbiamo risolto solo metà del nostro problema, perché dico va bene, io posso ricavarmi il flusso, poi lo posso ricavare in questo modo, quello era nel caso ovviamente più generale della situazione in cui mi trovavo stazionarità e monodimensionalità. Se non mi trovo, diciamo, il caso della se mi trovo in un discorso diciamo di tridimensionalità, non monodimensionalità, posso trovare il flusso in questo modo. Ma ci sono tutta una serie di cose che comunque io non riesco a trovare, come per esempio anche il campo di temperatura, perché è chiaro che nell'ipotesi di monodimensionalità io mi posso, diciamo, studiare il problema a pezzi, cioè poiché il delta T su delta L è sempre lo stesso, giusto? Voi dite vabbè, se è sempre lo stesso vuol dire che la pendenza è sempre quella, giusto? Cioè la caduta di temperatura lungo questo, questa parete è ovviamente questa, perché il delta t su delta x è sempre lo stesso, quindi la derivata sostanzialmente è la stessa. Questo nelle ipotesi, attenzione che la lambda sia la stessa qua dentro, perché già se non è più, diciamo, la stessa, ovviamente questo cade, perché diciamo, è in questa relazione noi stiamo facendo sostanzialmente un bilancio, non ve ne state accorgendo. E allora, poiché mi state seguendo in questo momento soltanto intuitivamente, cerchiamo di capire meglio quali sono i ragionamenti che posso fare per ricavare il campo di temperatura qua dentro, che non è una cosa così semplice come può apparire. Intuitivamente io sì, d'accordo, è questa, però nella pratica, se dovessi essere rigoroso, applicando quella relazione io dovrei fare un bilancio di energia. Vediamo bene. Ragazzi, attenzione, questa è una delle parti, sono le cosiddette bucce di banana del corso di termodinamica, del corso di fisica tecnica. Perché prendete sotto calma questa parte, perché è l'ultima parte del corso, ma è una delle parti più complesse. Quindi attenzione, guardarla bene, soprattutto gli esercizi, perché il 90% delle persone che fanno un buon esame di scritto di fisica tecnica sbagliano l'esercizio di chiamata di trasmissione del calore. Quindi concentratevi, perché è una parte abbastanza complessa questa. Quindi fate molti esercizi. Allora, innanzitutto, diciamo, quello che noi andremo a prendere, voi avete fatto già scienza e ricostruzione, giusto? No. Non giusto, no? Adesso la fate adesso, sono una volta davanti. Allora, vi faccio vedere una cosa che vi farà vedere questo di scienza e ricostruzione, tra un poco. Ed è il cosiddetto tetraedro di Cauchy. Cioè, che cosa posso fare quando devo studiare, devo fare un bilancio su un elemento, su un concio elementare. Allora io vi ho detto, attenzione ragazzi, io se voglio in qualche modo, voglio studiare meglio come variano questi gradienti di temperatura e come variano i flussi, ma io non essere, cioè non è che adesso io vi ho dato, vi ho detto questa è la patata, queste sono le isoterme,
andate a vedere come si è flusso. Ma voi mica diciamo potete mettere le sonde di temperatura nel vostro corpo dove volete. Cioè, immaginate per esempio a un sistema come questo. E voi al massimo potete fare la temperatura superficiale mettendo una termocoppia, giusto? Lo sapete fare adesso, no? Avete fatto misure, sapete che la temperatura superficiale va bene. Se già prendete un punteruolo e ci buttate dentro, diciamo, lo volete mettere dentro un sensore di temperatura, dovete mezzo distruggere il tavolo, giusto? E immaginate a costruirvi queste isoterme nella sabbia, e fa, sarebbe anche facile, perché uno mette dei punteruoli in diversi punti, in un mezzo che è solido e che invece è impenetrabile, dovete distruggere. E quindi non sarebbe, cioè non è così facile fare questa cosa. E allora deve venirvi incontro, ovviamente, la matematica del problema. Allora dobbiamo scrivere la matematica che vi consente di ricavare i campi di temperatura. Per scrivere questa matematica basta dividere, suddividere, come al solito, come sempre facciamo, un problema che è un problema integrale, come abbiamo visto, un problema differenziale. Cioè prendo un tetraedro che ha, ovviamente questa è la, diciamo, la x, questa è la y e questa è la z, quindi x, il mio campo, inizio a vedere con le tre coordinate x, y, z, e vedo questo tetraedro, ragazzi, con, ovviamente, io ve l'ho fatto grande perché ovviamente se l'avessi fatto in dividesimo uno non riusciva neanche a capire che è un tetraedro, no? Ve l'ho fatto un po' più grande. Le dimensioni di questo tetraedro sono dx, dy e dz in questa direzione, giusto? Quindi immaginate questo, diciamo, questo cubo perfetto dx, dy, diciamo, va bene? Allora, su questo tetraedro, a questo punto posso, come ho fatto, diciamo, tante, come abbiamo fatto tante volte, su dei sistemi un po' più grandi, posso scrivere un bilancio di energia. Cioè, che cosa posso dire? Ragazzi, bilancio di prima legge, su questo è un solido, quindi ho flussi convettivi? No. È un sistema chiuso o è un sistema aperto? È un sistema chiuso. E quindi scrivo il bilancio di prima legge per un sistema chiuso. Quindi che cosa posso dire? La variazione di energia di questo, diciamo, elemento, quanto sarà uguale? Quindi, ragazzi, Q, cioè, lui mi dice giustamente Q meno L in generale, va bene? Allora, io posso anche scriverlo come? Sommatoria del Q in ingresso meno la sommatoria del Q in uscita meno sommatoria dell'ingresso, eccetera. Quindi lo preferisco in questo modo: sommatoria del Q in ingresso meno la sommatoria del Q in uscita, e poi le lavori, ma che non scrivo. Perché non scrivo i lavori? Ho superfici, diciamo, ho superfici mobili? No, superfici rigide, sì, pareti rigide e fissi, quindi non posso fare lavoro per come l'ho messo, perché la patata sta là, non la posso schiacciare. Non ho detto studiamo la patata mentre faccio il puré. Ho detto la patata mentre stavo, giusto? Che se no, vedi, ma dovevo fare un'altra cosa. Ma voi dovete fare pure questo. Per il primo momento ci teniamo soltanto un pezzo alla volta. Ritorniamo a noi. Allora, questo lo posso anche fare, invece di farlo per un delta teta di tempo finito, istante per istante. Va bene lo stesso? Ogni secondo, ogni microsecondo. Certo, come lo scriverò questo bilancio? Variazione del t rispetto a delta teta sarà uguale a che cosa? Alla sommatoria delle potenze termiche Q con I meno la sommatoria delle potenze termiche Q con I uscita, giusto? Allora scriviamolo qua sopra, ragazzi. Allora, attenzione, se vado su questa faccia qua, allora che cosa devo fare, ragazzi? Tutta la potenza termica che entra, qua c'era Q punto con X, giusto? Qua che cosa entrerà da sotto? Q0. Bravissimo, Q punto Z. E poi c'ho qua, non ve la faccio perché sennò qua papocchio tutto. No, Q punto Z sarà qua, in questa direzione qua. Questo è Q punto Y, bravissimo, un corno. Chi è che l'ha detto? Ah, vabbè. Però attenzione, perché la terra cartesiana è stata un certo ordine, non è che puoi mettere X, Y, Z. Allora Q punto X se non è Q punto Z. Allora attenzione, allora questa, diciamo, questa parte qua, allora posso scrivere qua sotto la quantità che sta entrando su queste tre facce, cosa sarà? Q punto X, che è in questa direzione qua, è questo, vi trovate? Quant'è l'area di questo concio qua?
Allora, questo è dz, questo è dy, l'area quant'è? Per dy per dz, ci siete? Poi più, allora quello che entra abbiamo detto lungo y, quello che entra lungo y ovviamente cosa avrà? Per dx dz più quello che entra punto z per dy per dy, e questi sono i, diciamo, i primi tre flussi in ingresso. A questo punto dico attenzione, perché ci sono le potenze termiche che stanno entrando da qua, ma ci sono quelle che escono da qua. Allora cosa esce da qua? E qua esce q punto con x più un d q punto x, giusto? Perché? Perché ovviamente si è spostato di quel delta che dà luogo a una, cioè una piccola variazione del dq, quindi dovrò mettere qua il dq con x, quindi lo stesso vale in dq punto y, lo stesso vale in dq punto z. Non si trova? No. Allora se lei ce l'ha fatta, allora adesso non l'ha fatto tridimensionale, no? Se questa è la direzione x, questa è la faccetta, la sua faccetta, questo è q punto x che sta entrando, va bene? Questo è il dx qua, e qua che cosa sta uscendo su questa faccetta? Sta uscendo q punto x più dqx. Voi direte, ma quanto è questo del q punto x? Ditemelo voi quanto sarà qua. Alla derivata del q punto x su dx per dx, giusto? Quindi posso anche scrivere questo è uguale, attenzione, questo com'è? È sopra, in entrata e in uscita, è in uscita, quindi meno q punto x più dqx. Ma quant'è questo dqx? Lo scriviamo proprio qui, senza ripetere due volte il passaggio? Quanto sarà? Sarà uguale alla derivata di qx per in dx per dx, giusto? Ci siete ragazzi? Ok, quindi ancora meno, moltiplicato, diciamo, ovviamente l'area di y di z, di y di z, e questo lo posso scrivere ancora meno q punto y più dqy su dy per dy per ovviamente dx dz. Non c'ho più spazio, scrivo qua dx dz più ancora, anzi meno ancora, q punto z più la derivata di dq punto z rispetto a dz per dz per dx dy. Questo è tutto quello che sta entrando e quello che sta uscendo, giusto? Ho finito. Allora, attenzione, perché in molti problemi di trasmissione del calore, soprattutto per gli elettrici, in ingresso c'è un termine in entrata che non è un termine, diciamo, che viene da energia termica dalla superficie, ma viene da una trasformazione, una conversione di energia. Pensate che questo concio potrebbe essere un concio che sta lungo un filo, un cavo di rame. Due elettrici, no? Immaginate che questo detrito è un pezzettino che sta nel cavo di rame. Allora, secondo voi, questo pezzettino sarà che sta dentro al cavo di rame, come quantità di energia in, cioè, in ingresso c'ha solo quello? C'ha solo quello che abbiamo scritto sopra? Perché? Che cosa può avere ancora come energia dentro che devo mettere nel vostro bilancio? Però come entra così se ne esce, giusto? Se il campo è conservativo, che cosa è che non è conservativo nel vostro caso, che è dissipativo e che si trasforma in calore? Che cosa?
perfetto. Quindi qua potreste avere un R quadro qua dentro, che non è una generazione, ma che noi in trasmissione del calore, cioè è una conversione di energia elettrica in energia termica. Però se non la tengo conto nel bilancio, voi il capo non riuscite, diciamo, a capire come si riscalda. Quindi a questa relazione... Ma so fuori. Aggiungeremo sia sopra sia sotto la quantità di energia generata. Ovviamente è una sciocchezza dal punto di vista del geotermo. Ragazzi, altri 5 minuti di pazienza. Abbassate la voce, no? Grazie. Allora, quindi più la quantità di energia che viene generata. Allora, attenzione, perché non è una generazione, è una conversione, ma non la chiameremo generata. Bene, una conversione di energia elettrica in calore. Quindi in questa relazione allora chiameremo quantità generata, ma è soltanto uno slang, diciamo, per chiamare una cosa che non è calore, non è flusso di calore, ma non è, l'energia non si genera, va bene? Al limite si converte. Quindi questa quantità U generata la simboleggio come U punto, per che cosa? Per unità di volume, quindi per dx, dy, dz. Quindi questa U la metto qua dentro. Attenzione, perché mi resta da mettere nell'equazione questo delta e su delta beta. Quindi questo a quanto è uguale? È uguale ovviamente alla massa di questo volumetto, massa per che cosa? Variazione di energia nel tempo, dθ, giusto? Quindi questa è per unità di massa. Quindi questa la posso scrivere ancora come rho per c. Stiamo parlando di un solido, quindi la variazione di energia interna quanto è uguale? Sta fermo, quindi è soltanto la variazione di energia interna questa delta E, quindi la posso vedere soltanto come delta U, quindi come rho per C per dt su dt, giusto? Quindi rho C dt dt. Per ancora, attenzione, questa era una massa, quindi rho per il volume di questo. Il volume è quanto uguale? Il volume del tetraedro? Dx, dy, dz. Allora ragazzi, mi fermo qui, purtroppo non sono andato un po' troppo lungo, però questa relazione a questo punto dobbiamo soltanto fare qualche piccolo passaggio e vedete che verrà molto molto semplice.